Quest'anno abbiamo festeggiato il 12° anno del Festival degli Artisti di Strada. È stato come sempre un grande successo, un festival che è cresciuto molto in qualità, in quantità di ospiti, è cresciuto anche proprio a livello fisico, perché abbiamo aperto anche via Torino, via Festaz, alle esercitazioni di strada, agli artisti di strada, al cappello. Come sapete Aosta si è colorata di artisti di ogni genere, mangiafuoco, giocolieri, arti circensi, giocolerie di ogni genere, musicisti, bravissimi musicisti, insomma un festival che ha avuto un grande successo, che ha colorato Aosta per 2 giorni, anzi diciamo forse 2 e mezzo, perché abbiamo avuto anche un'anteprima del festival esattamente venerdì 29 in Viale Conte Crotti. C'è stata una bella sinergia con i commercianti, è il secondo anno che la Confcommercio appunto si sposa con il Festival degli Artisti di Strada, per cui negozi aperti, bancarelle, prezzi interessanti, prodotti da gustare, insomma tutta una serie di iniziative che hanno portato direi dei buoni frutti, sì, assolutamente, e soprattutto diciamo ha proprio aperto le porte di tutta Aosta ai turisti e ai residenti, questo festival che ogni anno devo dire proprio richiama tantissima gente che viene da fuori, che si ferma qua a dormire, che si ferma qua a pranzare, a cenare, per cui è veramente un evento che sta nel cuore dell'estate, nel cuore di Aosta e nel cuore anche di tanta gente che puntualmente da 12 anni viene a trovarci. È un festival che ha visto protagonisti anche tanti artisti valdostani. Se è vero che all'inizio alcuni artisti valdostani facevano un po' di fatica a pensare di esibirsi in strada o così, di essere ma col cappello, adesso invece c'è una grande richiesta, perché è un festival che veramente porta molta visibilità, molta soddisfazione, abbiamo più di 12 gruppi o artisti proprio aostani e valdostani che hanno partecipato a questo bellissimo festival. Un festival che si è concluso ovviamente domenica nel tardo pomeriggio, che ha visto una VIA ricca di musica, di colori, di gente, negozi aperti, ristoranti e bar aperti, quindi un bilancio molto molto positivo, grazie anche a queste sinergie appunto commercianti, comuni, grazie all'RTS eventi che organizza, diciamo dal punto di vista pratico, questa macchina assolutamente non facile, perché voi pensate che abbiamo più di 60-70 artisti che contemporaneamente si muovono in Aosta, per cui contemporaneamente spettacoli di ogni genere, coordinare tutto non è facile. Io dal palco appunto ho fatto il conduttore come sempre, il padrone di casa, e sono molto felice di questo, perché è un po' insomma un mio modo di vivere la mia città, di dire grazie alla gente che viene a trovarci, ai turisti che ci premiano con la loro presenza, un evento molto grande, molto bello, e devo dire che siamo cresciuti anche artisticamente, nel senso che le arti di strada sono sempre quelle fondamentalmente, ma alcuni gruppi abbiamo visto hanno portato delle piccole innovazioni, anche delle piccole tecnologie, perché questo è la cosa importante, salvaguardare le tradizioni ma guardando comunque un pochino avanti. Spettacoli per tutti, assolutamente gratuiti, per cui sono divertiti tutti, bambini, nonni, mamme, papà, e allora cosa dire di più? È stato un grande festival, noi vi abbracciamo con molto affetto, vi aspettiamo, speriamo, l'anno prossimo, e a tutti, come dico sempre io, joie de vivre, viva la musica, viva l'arte, e un abbraccio a tutti da Aosta colorata, piena di musica, di arte e voglia di esserci, voglia di dare.